Cioè, questo è bellissimo. Ah? Ma qua è bellissimo. Quanto sesso ti fa? Quanto sesso ti fa un uomo con una moto del genere? Ti porti? Ah, ti devo pure portare. Beh, non ti conviene che la guidi io, sai? No, beh, che la guidi ancora, tu no. Se vuoi ancora sopravvivere. Quanto te lo faresti un uomo sopra quella? Nessuno, sopra il KTM, il gesso? Sai che invece ho sempre avuto il gusto di poterlo provare a farlo. Ma sopra una moto? Sopra una moto. Allora, io devo fare il tagliando alla macchina qua al range, e siccome sono sempre a piedi, Simone mi sta lasciando una moto che non conosco. E che dovevo fare? Dopo te la spiego e facciamo una buona prova. C'è una buona scrambler, Street Scrambler 900, è la nuova versione Euro 5 da Triumph. Vabbè, dopo ve la faccio vedere, ma mi devo informare, perché oltretutto una moto del genere non l'ho mai guidata, quindi sopra, guarda, tieni un attimo, tieni un attimo, voglio vedere come starò sopra. Ma non ci stai neanche male. Ma ti stai riprendendo? Ah, sto riprendendo io? Ah, cavolo, non lo sapevo, devo girarlo, perché pensavo avessi girato la telecamera, ecco. Ma Federico mi fa questi scherzi che dopo... Come si guida? Come si guida questa qua? Questa è una moto che in quinta e 50 all'ora dai gas va sempre. Ha una semplicità di guida incredibile. Ti troverai... è come un giocattolo. No, ma sicuro, c'è qualsiasi moto piccola per me sembra... Dopo è chiaro che poi esce così la moto, a parte le colorazioni, ci sono poi griglie faro, faretti, valigie, c'è di tutto, insomma. Tra l'altro ti do anche il compito di sgrossarla un po', perché è completamente nuova. Ahia, io non capisco perché Schiatti mi dia tutte queste responsabilità. Ma poi a maggior ragione su una moto che non conosco. Una moto che fondamentalmente non è il mio genere. Ma come vi dicevo prima, ho lasciato la moto a fare il tagliando. La moto, la macchina, l'Evoque a fare il tagliando. Cioè, oltretutto, ragazzi, non oso immaginare quanto mi spenneranno per quel tagliando della macchina. 150.000 km, ho detto già che ci sono un paio di cose da cambiare. Dove cacchio sono qua? Ma che è sta roba? Maronna. Allora, la prima si mette sempre così. Che trabattello, ragazzi! Fatemi vedere come sto. Oddio, aspetta che la metto un po' più bassa. Questo così forse si vede anche un po' di moto. Ok. Io non mi sono neanche chiuso la giacca e già c'è un freddo cagnaccio, Federico! Io a questo punto partirei subito dallo stile. Lo so ragazzi, fa strano anche a me vedermi su una moto del genere, però sapete, mi piace uscire dalla mia zona di comfort, ho detto vabbè proviamola, male non fa. Comunque questo motore due cilindri Bonneville da 900cc eroga 65 cavalli, l'ho trovato corposo, merito anche dell'acceleratore ride-by-wire, e con un'ottima potenza a tutti i regimi, anche riprendendo da marce alte. E solo dopo ho capito che di marce ne aveva 5, anche dai rapporti molto lunghi. Si viaggia a circa 110 km orari, intorno ai 4000 giri motore, ed è tutto arricchito da un sound brillante e corposo, nonostante la nuova omologazione Euro 5. Ci siamo! Credevo che il calore emanato da questi collettori potesse darmi fastidio durante la guida. E invece no, sarà anche che non ci sono 40 gradi, ma ce ne saranno una decina e no, non ho sentito granché. Interessante il fatto che vendano un kit di depotenziamento E2. E appunto tramite questo kit vengono installati una nuova manopola dell'acceleratore e una mappatura specifica del motore per rendere la Street Scrambler ancora più accessibile e divertente e soprattutto guidabile con la patente A2. L'intervallo di manutenzione del motore è di ben 16.000 km o l'anno. A me fa molto strano non avere nulla qua davanti.
infatti giustamente protezione aerodinamica pari a zero, lo percepisco. La frenata è gestita dalla pinza anteriore Brembo a quattro pistoncini, mentre la forcella e gli ammortizzatori posteriori sono da 120 mm. Alla fine si sa, in città tra San Pietrini, tra buche, dossi, insomma le assorbe bene. E l'altra cosa che mi è piaciuta è che, ecco, vedete, tipo in frenata la forcella non affonda tanto, e questo è un bene. Non ho mai stato un grande amante di questo genere di moto, ma adesso sotto, dentro il casco, ho messo una canzone rock, no? The Rolling Stones. Non lo so, cioè, mi sono calato nella parte tra curve e centri città, e poi adesso non so più che cazzo dire. Cioè, io mi stupisco di quello che faccio. Comunque, a parte gli scherzi, in città si comporta benissimo. Secondo me è proprio quello il suo ambiente, la ruota da 19 avanti e 17 dietro, insomma, le permettono di muoversi bene in mezzo al traffico. Giustamente qualcuno su Instagram mi aveva domandato: Federico, ma ci stai sopra sta moto? Ma io ci sto, essere sincero, anch'io pensavo di essere più scomodo, di avere le gambe troppo piegate o incassate, proprio sbattessero, invece lo spazio c'è. E l'altezza sella di solo 825 mm sicuramente aiuterà anche i meno alti. Facile da gestire anche nelle manovre da fermo, nonostante la stazza della moto, anzi il peso, sicuramente l'angolo di sterzo aiuta tanto. Ma ti piace? Ma è quella che non mi hai riparato! Allora? Ti piace? Io non lo so, secondo me vedo queste moto adatte alle femminucce. Dici? Sì. In realtà sì, non è molto alto. Ci vuoi salire? Come no? Vieni qua, senti che bel sound. Dai una sgrillettata, su! L'Alessia qua di moto abbigliamento sei, sì. Dai! Tu come lo vedi un uomo in sella a questa moto? Che stile ho in questo momento? Con la giacca. Ci usciresti mai con un uomo? Sulla moto? No, su una moto lo faresti pure. No, con... Qua ci entri qua dietro? Sì. Insomma, ti entra la sella. Va bene. Dove vado? Vado a fare un giro. Ah, pensavo a fare in culo. Ciao! Qualcuno mi ha anche chiesto di farci del fuoristrada. Beh, questa è l'unica strada sterrata che sono riuscito a fare, ma perché proprio non me la sentivo. E non è, secondo me, il suo ambiente. Forse sì, qualche stradina bianca, anche perché la luce da terra è veramente poca. Strumentazione molto semplice. Abbiamo questo contachilometri analogico e questo display. Nel display, tramite questi pulsanti, questo pulsante info, cambiamo trip 1, chilometri, residui, consumi. Con questo invece, il mod, possiamo cambiare le mappe. C'è la road, la rain e la off-road, che stacca sia il controllo di trazione che l'ABS. Non ho trovato grosse differenze se non nella risposta dell'acceleratore. In modalità rain è un pelino più dolce, ma non taglia potenza o non toglie cavalli. Dove qua? Porca puttana. Belli miei! Allora, questa recensione, perché recensione, dai, un giro in moto, visto che ero senza mezzi per spostarmi dalla concessionaria. Che dire? Sì, cioè... Come tipologia di moto, cioè, adesso capisco perché piace questa tipologia di moto, perché comunque è una moto semplice, comoda da guidare, bassa, quindi anche i meno alti hanno possibilità di utilizzarla, con un motore fluido che non ha bisogno di star lì sempre a murritiare con le marce, come si dice da me, ecco. Per il resto, con la colonna sonora giusta in sottofondo,
potrebbe essere un'ottima compagna di viaggio, ecco. Viaggi brevi, viaggi appena, insomma, fuori porta. Poi non si sa mai, lo spirito di adattamento di ogni essere umano può portarti a passare confini inaspettati. Con questa perla di saggezza vi lascio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!